Adempirò con lealtà ai doveri di Presidente degli Stati Uniti. Adempirò con lealtà ai doveri di Presidente. Il potere è come il mercato immobiliare, quello che conta davvero è la posizione. Più sei vicino al centro, più alto sarà il valore della proprietà. Tra qualche secolo, quando la gente vedrà queste riprese, chi vedrà sorridere al bordo dell'inquadratura? Con l'aiuto di Dio. Questo sarà un anno grandioso per noi. Questa è la bozza del memorandum sulla politica in Medio Oriente che stavamo sviluppando. Prendendo ad esempio Reagan, vorrei coniare la frase di questo modo. Non sarei tu a essere nominato segretario di Stato. So che lui ti ha fatto una promessa, ma le circostanze sono cambiate. La natura delle promesse, Linda, è che queste restano immuni alle circostanze che cambiano. Non dovevi fidarti di quella donna. E non l'ho fatto, io non mi fido mai di nessuno. Allora com'è possibile che tu non l'abbia previsto? Walker ha appena nominato Kern. È una lunga strada fino alla conferma. Proteggerò la sua identità, pubblicherò qualunque cosa mi dirà e non farò mai domande. Quindi stiamo parlando di fiducia. Che cosa vuoi? La tua più assoluta e incondizionata lealtà. Qualunque cosa. Blight parlerebbe con me. Non è necessario. Zoe Barnes, citando una fonte vicina al presidente. Non so esattamente come sia stata divulgata. Smantella la legge. Le chiedo scusa, signor presidente, ma non ho intenzione di farlo. Tieniti pronta, Katie, le cose si muovono molto in fretta. Ok, sono pronta. Tu hai capito bene come dovrai comportarti. E se lo stessi al gioco? Ti escluderemo dal branco e ti guarderemo morire in solitudine. Mi avevi promesso che non avresti più fatto. Passeremo molte notti come questa a pianificare. Dormiremo poco. Beh, me lo aspettavo. Fa un passo indietro. Guarda tutto in prospettiva. È così che si divora una balena. Un morso alla volta. Dare e avere. Benvenuti a Washington.